Il protocollo d'intesa che disciplina la collaborazione tra l'ASP Siracusa e Confindustria per l'attivazione del lab vaccinale multiaziendale a Melilli è stato sottoscritto il 14 maggio scorso, un'iniziativa che vede l'ASP in prima linea. Un centro vaccinale che è una propaggine, ecco, dei nostri centri vaccinali pubblici, a cui a oggi, in attesa dei nuovi protocolli che firmerà la Regione, si applicano le stesse identiche regole dei nostri, diciamo, centri vaccinali. Anche questo è un'iniziativa che serve a aumentare i livelli di persone vaccinabili e soprattutto viene incontro alle esigenze delle catene produttive, perché è ovvio che la catena produttiva ha dei tempi che noi non cerchiamo di in qualche modo agevolare, seguendo sempre le regole generali. Per cui da oggi parte anche qui la campagna vaccinale. Con il direttore generale dell'ASP Ficarra abbiamo fatto il punto della situazione anche sulla campagna vaccinale a tutto tondo. Abbiamo superato 100.000 prime inoculazioni e siamo a circa 150.000 inoculazioni complessive. Questo significa che se la popolazione ultra sedicenne della provincia di Siracusa è di 330.000 unità circa, levando chi fisiologicamente sceglie di non vaccinarsi, noi dovremmo vaccinare complessivamente 240-250.000 persone, quindi siamo al 40% del target dei soggetti vaccinabili ultra sedicenni. Se ovviamente arrivano i vaccini, perché voi tutti sapete i problemi legati ad AstraZeneca, insomma a Moderna, Pfizer, a Johnson & Johnson, se arrivano, diciamo, il numero di vaccini sufficienti, noi abbiamo una capacità che supera 4.000 vaccinabili al giorno.